Allora, le sensazioni in vista del preolimpico e soprattutto visto che sei reduce da una finale scudetto, come stai? Un po' come state tutti i reduci da finale scudetto? Messina ha detto che siete un po' stanchi, però comunque si lavora comunque in obiettivo preolimpico. Sicuramente fare una stagione e arrivare fino in finale scudetto ti fa giocare alla fine di quasi 10 mesi di stagione, quindi è lunga. E personalmente sto bene, ho recuperato molto bene all'infortunio, quindi non ho nessun tipo di problema e ci sono qui, quindi ho deciso di esserci, mi hanno convocato e quindi ho dato la mia disponibilità e quindi sto bene e ci lavoro, come hai detto te, per arrivare pronti al Preolimpico. C'è una gara 5 che si giocherà a Montichiari, ma è coinvolta a Brescia. Come la stai vivendo da esterno? La stai seguendo un po', visto che si tratta di Fortitudo e di Brescia, magari c'è Brescia di mezzo. Sì, no, la sto seguendo. Io sono bresciano di origine, come sapete, quindi mi fa piacere che dopo tanti anni una società ha riportato basket comunque di alto livello. O per arrivare in Serie A nella città di Brescia c'è fame di basket, c'è tanta gente che è appassionata sin dagli anni Ottanta e vuole ritornare a esserlo, e quindi gli faccio un grosso in bocca al lupo. A livello personale hai fatto l'ennesima grande stagione e si parla tanto di te anche all'estero. Voci di mercato, in questo senso cosa ci puoi dire? Guarda, io ho contratto con Reggio Emilia, non ho nessun tipo di buyout, ma al di là di quello sono stato molto bene a Reggio Emilia e resterò lì anche l'anno prossimo, non c'è molto da dire. Quanto riguarda invece questo torneo qua a Bologna, cosa ti aspetti? Stamattina Messina ha detto che si tratta di un impegno importante con squadre magari non di grandissimo nome, però sicuramente che possono mettervi in difficoltà. No, sicuramente saranno due partite fondamentali, più che altro. Non per l'avversario, ma per noi stessi, saranno le prime partite un po' tutti quanti al completo, comunque anche chi non poteva esserci per i playoff. E sicuramente saranno due mo bei momenti per conoscersi ancora meglio, iniziare a giocare con le nuove idee di Messina e quindi 2 giorni, un weekend importante. Sia quest'anno che l'anno scorso nelle finali scudetto, Reggio Emilia ha dimostrato di poter esserci al Palabigi. Fuori casa è mancato qualcosa. No, sicuramente io posso parlare di quest'anno, l'anno scorso non c'ero. Quest'anno siamo stati molto bravi in casa nostra, non sufficienti fuori casa, non a caso le 2 o 3 partite che abbiamo giocato là le abbiamo perse. Non è facile nel campionato italiano andare a giocare fuori casa, in campi caldi o comunque con tanta gente che tifa come a Milano, e sicuramente dall'anno prossimo, o comunque questo è un passo in più, un passo in avanti, un miglioramento che dobbiamo fare.